Il messaggio dei sindacati, lanciato durante il sit-in svoltosi questa mattina, è stato forte e chiaro. È necessaria una maggiore sicurezza nei posti di lavoro. La richiesta, ancor più forte e importante, arriva dopo la tragedia accaduta lunedì nella fabbrica Fab. Un operaio di 33 anni, Simone Mezzolani, è morto schiacciato da un macchinario. Oggi, in tarda mattinata, circa 50 persone si sono riunite per un sit-in in un parcheggio poco distante dalla fabbrica situata sulla strada provinciale 423 Urbinate. Sono mesi che chiediamo alla prefettura di costituire questo tavolo su salute e sicurezza al fine di prevenire appunto episodi anche come questo, che purtroppo si verificano, e anche Pesaro non è diversa dal resto del paese. Le morti sul lavoro purtroppo si ripetono quotidianamente ed è diventata una sorta di patologia che in qualche modo bisogna che le istituzioni si impegnino a curare. Noi vorremmo fare un protocollo con le associazioni dei datori di lavoro e con le istituzioni preposte proprio a questi temi, a partire dall'ASTA, l'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, a fine di fare proprio delle azioni concrete in un tempo dato per cercare di migliorare la situazione, per verificare come sono le questioni di salute e sicurezza declinate dentro le aziende, dandoci appunto degli obiettivi comuni, e ci stiamo dentro anche noi, ovviamente sulla parte della cultura della sicurezza tra i lavoratori, nei luoghi di lavoro. Noi potremmo fare un grande lavoro insieme. Ecco, noi vogliamo essere sempre presenti, sempre tenere alta la guardia su questa problematica enorme della sicurezza sul lavoro. La sicurezza è diventata, ecco, in questo momento il nostro cavallo di battaglia, perché senza sicurezza anche il lavoro ne risente tantissimo. Più ispezioni e controlli, ma anche una maggiore formazione per evitare gravi incidenti sul lavoro. La formazione è già prevista per legge. Noi sindacati siamo in prima linea, la UIL con la campagna Zero Morti sul Lavoro ormai è qualche anno che è sul tema. È fondamentale la formazione, parlarne e spiegare i rischi e i pericoli che si corrono andando al lavoro, usando determinati macchinari e usando determinate sostanze. Nel corso della mattinata, dopo il sit-in, una delegazione di manifestanti ha portato dei fiori all'ingresso dell'Unità 8, lo stabilimento dove lavorava Mezzolani, l'operaio travolto da un macchinario mentre stava facendo manutenzione. Sull'accaduto la procura di Urbino ha aperto un'inchiesta. Si indaga per il reato di omicidio colposo.